E tutti ragazzi, bentornati su UK Watch Italia. Sono super fomentatissimo perché sono usciti i rate up dello Z, raga. Lo Z, quello che cercavamo, eccolo qui, lo Z Mega Booster di attacco. E i rate up anche del Triple S che ci manca. Quindi oggi andiamo a pullare tutto, oggi proprio si pulla grosso. 1.6 per lo Z e 2% per il Triple S. È molto fattibile come rate. Andiamo ad aiutare il vecchietto, andiamo a pullar tutto, ragazzi. Sono super fomentato, così possiamo finire l'evento. E lo Z lo volevo troppo perché ho Mega Booster, e sapete che Mega Booster averli tutti è una, comunque, una roba fondamentale. Quindi vai, si parte. Spero di trovarlo subito, proprio la prima. Adesso la prima, questa multi qua, che voi vedete, troviamo sia la Triple S nella dorata. E ora ci esce la Rainbow con lo Z. Vai. Ok, c'è l'oro. La apriamo con calma perché non voglio stare a... Iniziamo un po' qua, ok. La apriamo con calma perché voglio vedere un po' che cosa esce. Sono super fomentatissimo. E così possiamo finire anche l'evento e prendere il livello. Oh, l'ho trovato. Il Triple S in rossa. Eccolo, subito. Bene, uno ce lo sono levati. Facciamo lo screenshot, easy. E questo ce l'abbiamo. Ora ci manca l'altro, ci manca lo Z, che è in questa multi. È qui. Un segreto buono. Niente, va bene. Già che abbiamo trovato il Triple S, sono contento. Ora andiamo a cercare proprio diretto proprio l'altro, subito così, vai. Rainbow, ok, è qua ragazzi, è qua, io ve lo dico, è qua. Uè, piano. Apriamo con calma. Se ci uscisse lo ZZ, in realtà non è nemmeno troppo male, perché lo possiamo portare a più 1. Quindi aumentano le statistiche, quindi diventa ancora più forte. Quindi vediamo un po'. Ok, S. Ok, è lo Z? È lo Z, perfetto, eccolo qua. Subito, in due multi, raga, ma che cos'è video è? Subito, in due multi. No, spettacolo, do fuori di matto. Eccolo qui, l'altro Z che ci serviva. Abbiamo trovato tutto. In due multi. Spettacolo. Veramente uno spettacolo. Niente. Abbiamo già finito in pratica. Finito il video, ciao, alla prossima. No, però aspetta, ci mettiamo il team. Questo era il team che usavo prima per battere appunto cioè il boss. Però mi sa che facciamo un piccolo change. Un piccolo change della serie, che ci mettiamo lui al posto di questo Z. O se no possiamo fare il contrario. Ci mettiamo lo Z, dov'era quello Z lì, Kamikappa, come si chiama? Vediamo un po', ok, così facciamo ancora più HP, sì, mi toglie 1000 HP, però questo è il team che bene o male utilizzeremo con cosa, o se no possiamo metterci lei. Mettiamoci lei, esatto, che mi aumenta di HP e più strombazzante. Quindi niente, questo è un video. Andiamo a provare il Mega Booster, però fermi. Purtroppo Mega Booster a livello 1, non so nemmeno se riusciamo a maxarlo. Gli segreti sono molto molto... Abbiamo finito tutto in questo evento. Spero che il prossimo sia farmabile, ovviamente non lo sarà. Però io speravo in un evento farmabile, così almeno ci rimettevamo un po' in sesto con i segreti. Rip. Ripperotti. Andiamo a provare super fast lo Z. E proviamo a fare un portale. Già che ci siamo, facciamo un portale. E dovrebbe essere Mega Booster. Sì, Mega Booster di attacco. Qua siamo nel tuo telefono, quindi lagga. Puni. Ha una skin anche molto interessante. Quella che i suoi pugni sono più facili da unire. Quindi questo qua credo sia il best di yokai. Sincero. Vediamo anche Bambaraya, che non si vedeva da un po'. Bambaraya, però lo utilizzo per resuscitare. Vediamo un po'
cazzo, aumenta l'attacco. Aumenta l'attacco. Pensavo ingrandisse, perché mi ha fatto quella mossa lì, pensavo ingrandisse, non ingrandisce. Però è un altro Z booster, ce n'è un sacco ormai di Z booster. Abbiamo Masera Bolt, che è più forte, devo dire. Vabbè, Toma anche questo qua, Mega Booster da 5 secondi. Anche questo dovrebbe essere Mega Booster da 5 secondi, quindi secondo me lo andremo a sostituire con... cioè, al posto di Masera Bolt. Fammi vedere se è da 5 secondi questo booster. È da 5 secondi? No, 10 secondi. Ok, 10 secondi. Bisogna vedere poi se è maxato allo stesso coso di Masera Bolt. Secondo me no, perché Masera Bolt ingrandisce anche i pugni. E come sapete ci sono gli Infiltrated Popper, che ormai sono la tipologia di yokai più sbroccata. Stato, siamo a livello 30 qua del portale. E vi ricordo che questo score qua, super mega altissimo, l'ho fatto io. E uscirà anche a breve un altro video sullo score, dove faccio quello score lì. Quindi score più alto dell'account, lasciate like, iscrivetevi, campanellina. Comunque vedete che ho fatto questo video senza Steph e ho trovato tutto in due multi. Sì, è Steph, ragazzi, che porta fortuna. Sfortuna, scusate. Io direi di fare un bel hashtag Steph fuori dall'account. Direi, nei commenti. Sì. Direi proprio così. Perché Steph ci ha fatto trovare tutto. Va bene, ok. Però la roba grossa l'ho trovata io. Anche Lightning Showing che vedete adesso, l'ho trovato io, ragazzi. L'ho trovato tutto io. Lui non ha fatto niente. Ha solo preso il dragone nello scorso evento, Impossible Stage, e si è vantato di aver fatto lo score più alto. Ma io ho fatto di più questo account. Io lo so che mi volete bene più a me che a lui. Lo so, ragazzi, è normale. Steph deve essere così. Steph lo cacceremo a breve, non vi preoccupate. Finita l'estate, poi lo cacciamo, perché mi sta un po' sulle balle. No, scherzo. Ti voglio bene, però è un po' così. Allora, vediamo di fare velocissimamente questo portale, anche se lag puni. Però noi cerchiamo di farlo. Io sono un pro player anche con il lag. Se vi ricordate, ho fatto anche diversi Impossible Stage con il lag. Quindi io mi chiamano il mister pro player di puni con il lag. Sì, ragazzi, sono un pro player ormai in questo gioco. Ci sto da quasi ormai 4 anni. Sì, 4 anni abbiamo fatto dell'account di Jackpot. Io che gioco a puni sono tipo... gioco da luglio 2017, tipo, se non ricordo male. Quindi sì, anche tra poco saranno 4 anni. Molto molto contenutistico. Poi parlate quelli che dicono Shugo ci la faccia. Piano. Vedremo. Voi iscrivetevi, poi vediamo cosa succede. Vediamo un po' se un giorno usciremo la faccia, ragazzi. Dipende se il signor Jackpot mi permette. Vediamo un po'. Andiamo a fare easy questo portale. Livello 30, ma sinceramente non è che siano molto forti gli yokai che ci sono, anche se è livello 30. Vediamo un po'. Il boss secondo me farà un botto di danno. Se dovesse spawnare adesso il livello 9, sono un po' nella merda, perché non lo posso battere adesso, perché dovrei maxare il booster. E in realtà il booster non serve, perché come sapete il portale del boss vi blocca i booster. Però ci serve, cioè ci blocca i booster, però ci serve perché riduce i danni del boss. Quindi sì, così è ancora più easy da fare. Poi non so se faremo anche il livello 12, dipende. Magari quello lì lo faremo quando uscirà Neradama Z a metà evento, e magari con lei si può anche puntare a livello 11 e livello 12. Ora, io sono un po' scemo perché non ho messo l'altro yokai, quello che triple S che ho trovato serviva per questo portale qui. Io non l'ho messo. No, che fail. Vabbè, noi siamo fortissimi, lo battiamo comunque anche senza un bonus. Faccio vedere qua, ragazzi, guardate, vai. Rifacciamo lui. E in teoria... Battuto. Sono fortissimo, ragazzi, basta, non c'è nulla da dire. Anche con il lag riesco a fare i boss. Mi ha tolto il 60% di HP, ma sono comunque forte. No, dai, parti gli scherzi.
usciranno un sacco di altri video in questi giorni, quindi iscrivetevi, uscirà quello dello score, uscirà quello di meta evento, uscirà il livello 10 e forse qualche video di Pokémon se Jackpot ha il tempo per farli. Non si apre il portale, meglio così, perché non volevo avere il 9 adesso. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, abbiamo trovato tutto in due multi, 9.000 punti spesi, super contento per questa cosa. Iscrivetevi, campanellina, like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!